potrebbe essere anche utile dare qualche spunto su come utilizzare i bonus cap all'interno di un portafoglio. Allora, ci sono varie diciamo, usi che i consulenti finanziari indipendenti fanno dei bonus cap in portafoglio, credo che Giovanni su questo sia molto più esperto di me, però tendenzialmente vengono utilizzati o per recupero delle minusvalenze, quindi ad esempio clienti che, cioè investitori che hanno un portafoglio che è magari fortemente in perdita, decidono di vendere una parte del portafoglio in perdita ed entrare su un prodotto che garantisca una protezione del capitale rispetto a ulteriori diciamo, ribassi del mercato e al contempo consenta un rendimento positivo in caso di mercati laterali. Quindi supponiamo che ho un ETF sul FTSE in portafoglio, vendo l'ETF e acquisto contestualmente, oppure ho un titolo, ho Banco BPM in portafoglio, vendo Banco BPM e acquisto appunto il bonus cap che mi garantisce una protezione al 50% rispetto al valore attuale di Banco BPM e mi garantisce un rendimento positivo anche se il titolo non dovesse crescere da qua a fine anno. Perché parlo di minusvalenze? Perché appunto in caso di vendita dell'azione stessa, quindi diciamo realizzo delle minusvalenze, queste minusvalenze potrebbero essere compensate da una plusvalenza del bonus cap stesso, in quanto appunto i certificati consentono il recupero delle minusvalenze. Un altro appunto possibile utilizzo dei bonus cap è quello proprio per mercati laterali to cure, quindi io ho della liquidità in portafoglio e scelgo magari delle barriere estremamente protettive proprio per puntare su un rendimento anche in un mercato laterale, anche in un mercato che non cresce.